prendete Monaco, inteso come Francesco, il tecnico della Lucchese, dategli una rosa finalmente al completo quasi e vedrete che anche un allenatore della sua bravura e della sua esperienza trascorrerà la settimana a sfogliare la classica margherita. Già, perché in Serie D esiste l'obbligo di schierare le cosiddette quote giovani, che sono 4, un 99, 2 2000 e un 2001, che complica il lavoro perché alla fine è quasi un mosaico dove le tessere devono incastrarsi nel modo giusto. Ad esempio, se gioca Falomi centravanti, come pare probabile, non puoi utilizzare Guyet e un altro giovane dovrà inserirlo in altro ruolo. E così via. Complicato? Chissà. L'importante è che la squadra stia bene, come palesato negli allenamenti di questi giorni al Porta Elisa. Dalla prossima settimana si tornerà a sgambare anche all'acquedotto. Intanto Nolè e compagni sono attesi domenica ore 15, si gioca a Camaiore, dal primo derby stagionale contro Real Forte Querceta di Amoroso, avversario insidioso come testimonia la vittoria dei nerazzurri di domenica scorsa sul Bra, con gol di Falchini, attaccante da prendere con le molle. Tra l'altro le due squadre si sono già affrontate ad agosto nel turno preliminare di Coppa Italia, ebbe la meglio la Lucchese che la spuntò grazie ad un calcio di rigore trasformato nella ripresa da Cruciani. Infine, giovedì sera Toni Carruezzo e Michael Benassi sono stati graditissimi ospiti di Curva Ovest. Apprezzabile il forte difensore centrale tornato a Lucca dopo un decennio e subito andato in gol a Borgosesia. Sommerso dai messaggi di affetto e di uno straordinario amore calcistico, l'ex bomber, cui molti hanno chiesto addirittura di tornare in campo. Toni, alla soglia dei 50 anni, ne avrebbe anche tanta voglia, ma alla fine, saggiamente, preferisce fare il vice al suo amico Monaco. Certo che a ritrovarlo un bomber così...